Brindisi ha vissuto una stagione di unanimità anche in riferimento al congresso di Fratelli d'Italia. I contestatori hanno scelto di non partecipare all'evento congressuale e quindi Luigi Caroli da commissario diventa presidente del partito per la provincia di Brindisi. Un congresso che si è svolto alla presenza del sottosegretario Marcello Gemmato e poi del ministro Raffaele Fitto. Si sono dati il cambio rispetto all'evento congressuale in corso di svolgimento a Lecce. Un momento di confronto, hanno partecipato davvero in tanti e alla fine comunque il risultato è stato di unanimità e anche di coesione all'interno della coalizione di centrodestra. Sostanzialmente stiamo riconfermando una classe dirigente che ha vinto la sfida delle politiche, una classe dirigente capace, fatta primariamente di consiglieri regionali, di persone che si sono già confrontate con il territorio in maniera vincente, una classe dirigente capace di interpretare il ruolo di Fratelli d'Italia, che è un ruolo di partito leader della coalizione, anche primo partito d'Italia. Ma il governo è impegnato sia a livello europeo che a livello nazionale, seguendo una logica, è quella anche che ha portato e sta portando a lavorare sulle principali questioni. Chiaramente bisogna tener conto dei punti di partenza, perché calare delle soluzioni in un sistema industriale senza calcolare gli effetti e gli impatti ci porta a dire che la tempistica è fondamentale, e quindi anche le risorse che noi abbiamo messo in campo su questo hanno una loro finalizzazione e possono rappresentare un'ottima opportunità soprattutto per questo territorio. Questo lo vedremo, è un tema che si affronterà anche con chi ha attualmente un ruolo e lo gestisce all'interno del CIO di Cerano, ma sono tutte scelte a livello industriale che il governo affronterà in modo più organico e generale. Ora è evidente che sul PNRR, al di là di quello che si raccontava, che non era modificabile, che per il nostro paese sarebbe stato un problema, forse si auspicava questo problema, il nostro paese oggi ha raggiunto una serie di risultati, siamo gli unici in Europa ad aver ottenuto il pagamento della quarta rata, ad aver presentato la domanda per il pagamento della quinta rata, abbiamo fatto una revisione molto importante che è finalizzata soprattutto a dare importanti risorse al sistema delle imprese, soprattutto sulla transizione energetica, e questo penso che sia una grande opportunità. Complessivamente sono 12 miliardi di risorse che vanno a tutto il mondo delle imprese, e quindi penso che rientri perfettamente nell'impatto occupazionale al quale si fa riferimento.